Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere la prova di comprensione della lettura dell'esame CELI 2 livello B1, prova del 2008. È una parte abbastanza lunga che dura 2 ore. In questo video faremo la prima parte e nel video successivo la seconda parte. Quindi, i primi 7 esercizi che fanno parte dell'esercizio A1 sono degli annunci riguardo i quali abbiamo delle domande a cui dobbiamo rispondere con A, B o C, quindi risposta, domanda e risposta multiple. Poi abbiamo la 2, dove dobbiamo dire se la frase è presente o no nel testo, sì o no, quindi. Poi abbiamo la numero A3, in cui abbiamo anche qui delle domande a risposta multipla, dove dobbiamo completare appunto i testi, le frasi con una delle parole a scelta che abbiamo qui. Successivamente abbiamo un altro testo, anche qui con degli spazi che dobbiamo compilare, ma non dobbiamo inventarci le soluzioni, sono già presenti, dobbiamo solo scegliere tra A, B o C, quindi dovete semplicemente scegliere, mentre nell'ultimo caso dovete mettere pronomi negli spazi che vedete, quindi in questo caso sì, le risposte le dovete scrivere voi e non avete la possibilità di scegliere. Andiamo a vedere l'esercizio A1. Quindi abbiamo già un esempio, scrivete la lista della spesa, rileggetela un paio di volte e poi scendete a comprare quello che vi serve senza guardarla. Per aiutarvi, elencate i prodotti seguendo la disposizione che hanno al supermercato, dove andate di solito perché questo aiuta a ricordare. Fate questa attività come ginnastica per il cervello. Il testo dà indicazioni per fare meglio la spesa, consigli per esercitare la memoria, suggerimenti su cosa comprare. No, consigli per esercitare la memoria, perché ci dice che è una ginnastica per il cervello. Il cervello, brain, e la memoria, il cervello si ricorda delle cose, quindi ha una memoria. Vediamo la numero 1. 2 anni fa a scuola avevo un professore di matematica molto severo. Quando entrava in classe tremavamo tutti e quando mi guardava io diventavo rossa, anche se ero sempre preparata. Poi è andato in pensione e al suo posto è venuta una professoressa più tranquilla. Oggi ho capito che il professore era severo solo perché amava il suo lavoro e i suoi alunni. Ho ammirato molto, quindi la ragazza che sta parlando ha ammirato molto la sua professoressa, ha avuto difficoltà nello studio della matematica, ha compreso il comportamento di un insegnante. Quindi difficoltà non ha avuto perché dice che ero sempre preparata. Ammirato molto una sua professoressa? No, dice era più tranquilla. Sta facendo un confronto tra i due, ma non dice che mi piaceva il fatto che lei fosse così tranquilla. Ha compreso il comportamento dell'insegnante? La risposta giusta è la C. Perché? Perché dice lo faceva, era severo perché amava il suo lavoro e i suoi alunni. Quindi lei l'aveva frainteso inizialmente, adesso l'ha capito. Ha capito, ha compreso il comportamento, il modo in cui lui si comportava. Numero 2. Da febbraio 2008, presso l'Istituto Musicale GEM di Lucca, è iniziato il progetto A Scuola di Musica, un laboratorio musicale per giovani tra i 14 e i 18 anni. Tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole che aderiranno al progetto potranno frequentare gratuitamente uno dei 5 laboratori a scelta tra quelli di chitarra, basso elettrico, batteria, canto e musica corale. I corsi dureranno 150 ore e si svolgeranno al di fuori dell'orario scolastico. Quindi l'Istituto Lucca offre corsi per avvicinare i giovani al mondo della musica. Può essere.
lezioni di canto nelle scuole che si trovano in questa città? No, perché dice che ci sono diversi corsi, tra cui anche musica corale. Però musica corale, penso sia diversa dal canto. Non è la stessa cosa. Quindi no. La possibilità di far parte di un gruppo musicale scolastico, no. È un progetto, non è un gruppo, di musica. Quindi vogliono avvicinare, i giovani alla musica perché si tratta di, attirare giovani tra i 14 e i 18 anni e offrendo i corsi gratuitamente, ovviamente loro sono più propensi ad accettare uno di questi corsi. Quindi la 2 dovrebbe essere A. Vediamo la numero 3. Gentile direttore, ho 16 anni e a volte leggo il suo giornale perché lo comprano i miei fratelli. Mi piacciono molto gli argomenti che trattate perché sono interessanti e comprensibili. Però vorrei chiedere se è possibile avere una rubrica dedicata ai ragazzi dove noi giovani possiamo esprimere le nostre opinioni e dare consigli. Ilaria quindi scrive al giornale per parlare delle abitudini dei fratelli. No, dice che questo giornale l'ha trovato o lo legge spesso grazie ai suoi fratelli, i quali lo comprano. Ma non è che dice cosa fanno i fratelli durante la giornata, ossia le abitudini. Dare dei consigli agli altri lettori? No, i consigli li sta dando proprio al direttore. Fare una proposta al direttore? Sì, gli sta proponendo di creare una nuova rubrica. Quindi la 3 dovrebbe essere C. Andiamo a vedere la numero 4. Regolamento per scrivere. Per ricevere in regalo la fotografia con l'autografo di uno dei tuoi cantanti preferiti, ritaglia per 8 settimane i punti che trovi sul giornale e incollali sulla tessera. Scrivi il tuo nome, cognome, indirizzo e il nome del cantante che hai scelto. Se hai più tessere e vuoi ricevere più fotografie, spediscile in buste separate. Hai tempo fino al 30 giugno. Secondo il regolamento è possibile ricevere delle fotografie in base ai punti raccolti. Sì, poi ricevi in regalo la fotografia dell'autografo, con l'autografo di uno dei cantanti preferiti, in base ai punti che hai raccolto. È necessario riempire più tessere per richiedere una fotografia? No, non è necessario, ma se avete più tessere, cioè se avete molte fotografie e non potete incollarle tutte in una tessera, potete chiedere altre tessere per mandarle, diciamo così, più tessere con più fotografie e ovviamente in cambio poi potete anche ottenere più foto con autografi. È permesso inviare una sola busta? No, perché se avete più tessere potete ricevere più fotografie e quindi spedire più buste. Quindi la 4 è A. Vediamo la numero 5. Frequento la scuola superiore a Bologna. A marzo la mia città ha ospitato la prima edizione del Festival Internazionale Giovani e Cinema, un concorso di film in varie lingue con i sottotitoli in italiano sull'adolescenza. Siamo stati noi studenti a fare la giuria e a scegliere il film vincitore. Invito tutti gli studenti che studiano inglese, francese, tedesco e spagnolo a venire al cinema Odeon di Bologna per vedere tutti i film che hanno partecipato. Gli spettacoli ci saranno tutti i sabati alle ore 17 per tutto il mese di aprile. Vi aspettiamo. La notizia ha lo scopo di pubblicizzare un nuovo cinema di Bologna. No, non è un nuovo cinema. Si tratta di pubblicizzare questo festival, non il cinema. Il cinema è Odeon, quindi esiste già, non è che hanno costruito un nuovo cinema. Informare su un evento dedicato ai giovani, sì, un festival internazionale giovani e cinema. Un festival ovviamente è un evento, siccome si chiama Giovani e Cinema, ovviamente è dedicato ai giovani e in più lo dice che si tratta di adolescenti e gli studenti fanno parte della giuria che scelgono poi il vincitore.
Invitare a partecipare al prossimo concorso? No, ci invitano a guardare i film, non a partecipare ad un concorso. Non ci sono concorsi. Quindi la 5 è B. La numero 6. Quale di questi libri leggere dovrebbe leggere chi ama storie fantastiche, misteriose e spaventose? Quindi, quali di questi di queste storie possiamo leggere se amiamo quali di questi libri possiamo leggere se amiamo storie fantastiche, misteriose e spaventose? Quindi dobbiamo trovare la pubblicità del libro che ha storie fantastiche, misteriose e spaventose. Il primo è Il Piccolo Principe, il secondo è Alice nel Paese delle Meraviglie, il terzo è Leggende o Storie Vere. Il Piccolo Principe è la storia dell'incontro tra un pilota d'aerei atterrato nel deserto per un guasto al motore, un ragazzino che viene dallo spazio e ha abbandonato il suo piccolo e sconosciuto pianeta. Allora, in questo caso non possiamo dire che è il libro che stiamo cercando, perché non dice, non c'è nulla da spaventarsi. Alice è una bambina che, per seguire il suo coniglio bianco, cade in un pozzo buio e profondissimo dal quale si aprono le porte di un mondo irreale ma bellissimo, fantastico, misterioso ma non spaventoso. Anche qui non c'è paura, non... quindi non può essere la risposta esatta. Vediamo la C. Leggendo Storie Vere è un libro che non vi farà dormire. Racconta varie storie ambientate in luoghi che ci sono che si sono visti vagare nella notte, fantasmi e spettri di persone scomparse. Quindi qui c'è mistero, c'è spavento perché non vi farà dormire, e storie fantastiche perché ovviamente parliamo di fantasmi, spettri, eccetera. Quindi Leggende o Storie Vere, C dovrebbe essere la risposta esatta. Andiamo a vedere anche la 7. Un giorno ero in treno con due mie amiche ed eravamo sedute vicino ad un signore che cantava. Abbiamo iniziato a ridere e gli abbiamo anche detto che cantava malissimo. Questo signore si è arrabbiato e ci ha risposto che non è buona educazione ridere in faccia agli altri. Due settimane dopo lo abbiamo incontrato davanti alla scuola, era il papà di un nostro compagno di classe che tra l'altro non ci è simpatico. Non sappiamo se ci ha riconosciute, speriamo di no. Le ragazze si sono divertite a criticare il comportamento degli altri? No. Perché non dice che ci siamo divertite a criticarlo. Si sono divertite quando l'hanno sentito cantare. E poi non il comportamento degli altri, si tratta solo di una persona, di un signore qui. Non è che cantavano in molti e loro ridevano, cantava solo una persona, quindi di questa persona, non degli altri. Qui siamo al plurale. Hanno avuto poco rispetto per una persona adulta? Sì, perché come possiamo notare, non è buona educazione ridere in faccia agli altri. Hanno disapprovato la reazione di un compagno di scuola? No. Loro semplicemente dicono che questo genitore, questo signore, era il padre, il genitore di uno dei loro amici di scuola. Però non è che stanno dialogando con questo ragazzo, quindi la risposta esatta dovrebbe essere B, la 7B. Abbiamo detto, ricapitolando, 1C, 2A, 3C, 4A, 6, 5B, 6C e 7B. Andiamo a vedere le risposte, se sono corrette oppure no, della 1. Come potete notare, le risposte sono tutte corrette. Nel secondo video vi farò vedere anche gli esercizi rimanenti. Vi ringrazio della vostra attenzione, ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!